Ciao amici del progetto Ruscadius, oggi parliamo di Epic Game, in particolare del suo motore 3D che si chiama Unreal Engine, che praticamente è uno dei motori più utilizzati attualmente per realizzare videogiochi. Allora, qui è lo spazio dedicato alla community e ci stanno le notizie più attuali dei vari videogiochi, come realizzarli, le varie tecniche, le fiere, i blog, le attività e tutto ciò che concerne il mondo del gaming dal punto di vista della Epic Game. Ok. Poi c'è il learning, che è la parte dedicata a chi vuole imparare a programmare videogiochi, e si fa attraverso in due modi in pratica: con C++ e con Blueprint, che sarebbe questa qua, che praticamente sono una serie di collegamenti tra differenti funzioni, riescono a emulare ciò che riesce a fare il C++ con codice. Come vedete, ci sono tanti esempi che possono essere aggiunti al nostro videogioco. Ci va a vedere gli effetti particellari, l'effetto del sole, cioè l'effetto del sole si chiama Tempio del Sole, però mostra appunto de dei riflessi, come il rendering all'interno di una stanza. I riflessi all'interno di un che sembra una specie di metropolitana oppure una cantina, qualcosa del genere. E poi viene spiegato i blueprints, qualche demo, poi vedremo come sarà. Allora, poi c'è il market, nel market naturalmente ci sono le cose sia a pagamento che alcune free. I prezzi sono un po' alti, per i miei gusti. Comunque, se volete cimentarvi a comprare qualcosa, vedete, ci sono di tutti i tipi. Ci stanno entertainment, ci stanno gli asset per i giochi 2D, blueprint, le armi, i personaggi e le animazioni. Esempi per la community, audio, effetti e materiali, architettura. Allora, oggi vediamo come realizzare graficamente un gioco. Però allora, ho prima creato il mio file tramite il Lancer di Unity 4.8.3, che funziona abbinato con Visual Studio 2013. Dal 4.9 funzionerà con il 2015. Allora, qui abbiamo delle librerie che possiamo aggiungere per poter farle programmare, insomma, all'interno del nostro giochino. Clicchiamo due volte. Ho il sistema un po' buggato, quindi se ci metterà un po', purtroppo è così. Intanto vi faccio vedere che è ben collegato con vari social network, tra cui Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Credo sia Instagram questo. Ok. Poi all'interno dell'engine, finché carica qua, ci sono dei giochi da poter provare, come Unreal Tournament, che è una versione alfa. Si possono creare anche delle parti, come vedete qua ci sono dei tutorial. Anche qui c'è un market, ma ancora all'inizio, perché
È una versione che deve uscire tra poco, insomma. Poi c'è un altro, tra virgolette, allegro gioco online, sempre in versione alfa, da provare, insomma. Questo invece gira sul web, non è stand-alone, anche se la versione di Unreal Tournament ci stanno dei giochi online, come Cattura la bandiera, oppure con quelle a squadre, combattimenti a squadre, insomma. Ritorniamo al nostro Unreal Engine. Doveva attivarsi il nostro programmino. Quando l'ho attivato su Visual Studio 2013 si sono attivati, non ricordo se bene, se erano 11.000 o 100 11.000 file, quindi sono un'enormità. Quindi, se tra poco, anche se ho il computer un po' buggato, si attiva, vedremo un po' di grafica, come realizzarla e come sono più o meno sviluppati i videogiochi attuali. Allora, Houston, rispondi Houston. Primo gioco, rispondi. Ah, ecco, è partito. Alleluia. Sono partiti in due. Ecco, ecco perché andava lento. Allora, nella prima visione vediamo che c'è un modello già realizzato. Questo è il giocatore che può utilizzare i vari comandi. Questa è la videocamera che inquadra la nostra scena. Poi che c'è? C'è il suono, c'è l'atmosfera e c'è la luce del sole che proietta. Allora, proviamo a mandarlo in esecuzione. Ecco, vedete, ci sono le nuvole, c'è queste due sedie e il tavolino. Facciamo ESC per uscire. Ok. Allora, altri comandi che si possono utilizzare. Facciamoci più avanti. Allora, per spostare si usa il W e possiamo spostare le nostre mesh, perché è tutto mesh qua. Per ruotarle si usa la E. Possiamo ruotare, vedete? Per allungare o modificare si usa la R. Facciamo una chaise longue, così ci correggiamo. Ecco qua. Ora vediamo come realizzare una scena, una mappa, dall'inizio. Facciamo file, new level, empty level, cioè livello vuoto, don't save. Ok, abbiamo creato il nostro livello. Prima cosa da fare, dobbiamo re realizzare una sorta di terreno. Andiamo negli elementi content. In content troviamo shape, che sarebbero le forme. Nella shape troviamo dove stanno shape, ecco qua. Troviamo varie forme. Per la nostra esercitazione utilizziamo un quadrato. Come prima allunghiamo le varie dimensioni e facciamo un terreno. Allora, cosa manca al nostro terreno? Allora, se non andiamo in esecuzione non vediamo assolutamente niente. Perché? Perché il nostro terreno manca la luce.
Quindi dobbiamo mettere una luce. Ricreiamo. Yes. No, non salva. Allora, ritroviamo il nostro terreno. Cioè il nostro terreno. È il nostro piano, perché non è un terreno. Ok. Allora, cosa gli mettiamo? Gli mettiamo una luce light, prendiamo la lampadina e la mettiamo al centro. Poi, oltre alla lampadina, cosa possiamo mettere? Andiamo in material e mettiamo un prato, grass. Selezioniamo e incolliamo. Poi andiamo in particelle, fire, e mettiamo al centro un fuoco. Allora, se mandiamo adesso in esecuzione, abbiamo un fuoco. Allora, come abbiamo visto prima, c'erano le propers che c'erano. Mettiamo una panchina. Allora, facciamo stop prima. Facciamo stop, mettiamo una panchina. Aspetta. Voglio una panchina. Se ne sono create tre. Vabbè. Facciamo cancio, cancio. Bastava una. Anzi. Spostiamo questa. Per spostare, mettiamo aspetta. Selezioniamo E, no, anzi, W, premiamo sul verde e la mettiamo da questa parte, poi premiamo R, no, R, E, e la giriamo, questa, premiamo W, andiamo indietro e la facciamo girare con la E. Ecco, poi che manca qua? Mettiamo, che ne so, mettiamo un tavolino, ecco, abbiamo realizzato la nostra scena. Nella prossima lezione relativa a questo argomento vedremo come inserire un personaggio o un avatar, come volete chiamarlo voi. Ok, per questo è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao!